Bravi. Bella la vita, bella la gnocca e se ne va. Allora, vi state divertendo? Bene. E adesso, oimè, adesso deve ritornare Matteo. E adesso, visto che stasera siete belli seduti e attenti, vi racconto la storia di questo brano che sta suscitando tanto casino in giro. Tanto casino. Ma la storia vera è quella che vi dico io. Allora, questo brano è un brano che è già uscito parecchi anni fa di un cantante italo-argentino emigrato in Germania che si chiama Semino Rossi, l'ho già detto tante volte. Io l'ho ascoltato questo brano per caso e in un locale dove andiamo a suonare in provincia di Biella e nella pausa il disc jockey ha messo su questo brano. La gente ha fatto l'applauso al disc jockey, non sono cose che succedono sempre, tanto che il disc jockey l'ha rimesso su un'altra volta. Io mi sono accorto di questo brano e me lo sono fatto registrare su un CD. Non era conosciuto, non sapeva nessuno questo brano, cioè praticamente da nessuna orchestra. E alla fine io ho chiesto a Matteo, ho detto: Matteo, proviamo a cantarlo. Lui ha provato a cantarlo 2 anni fa e adesso la cantano tutti. E mi fa piacere. Allora, noi abbiamo solamente personalizzato la nostra versione. Perché? Perché abbiamo voluto inserire il sax. Mi piaceva così, visto che io comunque sono un autore, mi piaceva così personalizzarmelo. E ho inserito un piccolo inedito dentro che abbiamo intitolato Angelica. Ma il brano è l'universo per me. Cioè, lì non si scappa, ok? La grande voce di Matteo, Angelica, l'universo per me. Grazie per tutti voi e per ogni applauso su questa canzone. Grazie davvero. Io e il maestro Marco Beghetti, voi e l'orchestra. Ci sono milioni di stelle in città, 100.000 lanterne, c'è tutta la luce che c'è, ma sei tu l'universo per me. Ci sono migliaia di baci, diamanti e di sguardi veloci, c'è tutto l'amore che c'è, ma sei tu l'universo per me. Ma se un pensiero una mattina mi sveglierà e tu non fossi qua, giardini di fiori e la gente che aspetta là fuori, c'è tutto il profumo che c'è, ma sei tu l'universo per me. Ma se un pensiero
milioni di stelle. In città 100.000 lanterne, c'è tutta la luce che c'è. Ma sei tu l'universo per me. Ma se un pensiero una mattina mi sveglierà e tu non fossi qua, se tu non fossi qua, metti la mano sopra il mio cuore, si calmerà, e che amore avrà e che non finirà. Ma sei tu l'universo per me. Grazie, grazie a tutti voi, grazie. Matteo! Marco Peghetti! Vieni qua, vieni qua. Stavo scappando, che succede? Matteo, lui si addormenta già così, pettinato così. E quando si risveglia lui è già pronto così. È incredibile. Mamma mia. Maestro, io ti dico solo una cosa e non finirò mai di dirla. Sono orgoglioso di averti nella mia orchestra. E io sono orgoglioso di avere un direttore dell'opera come te. Delle Poste. Lascia fare. Grazie! Adesso toccherebbe a me. Questa è una cosa un po'... E dopo abbiamo un ospite. Mi piace farvi stare in ansia. Chi è che ha freddo? Cos'è te ha detto? Dov'è questa bimba? No, la voglio qui. Allora, voglio Giada. Giada, ti voglio qui sul palco. Vieni sul palco, portatela sul palco, Mimo. Fermo tutto in diretta. Oh, sto imparando piano piano, piano piano. Senti che venticello, eh? Sembra allora, quasi di essere d'agosto. Voi non ci crederete, ma il mio tecnico Luci... È un Veneto davvero, si chiama Marco. Ma sarà che, non lo so, sarà il destino, ma alla fine tutti i rincoglioniti vengono con me perché sono rincoglionito anch'io. E guardatelo, lui tutta l'estate, cioè mentre io di qua facevo il mio lavoro, parlavo, cantavo le canzoni, lui di là cantava anche lui le mie canzoni, facevano più applausi a lui che a me di qua. Marco, illuminati! Eccolo là. Vieni amore, prendi il biglietto, falla tu la dedica, dagli il microfono. Ciao, sono Giada, vorrei dedicargli una canzone alla mia nonna Tecla. Scegli tu la canzone, per me va bene lo stesso, grazie. Tecla! Penso che sia il pezzo giusto questo qua. Allora, io sono affezionato, come me, anche a Attilio Rubba, mio pianista, Marco, a il grande Domenico Modugno. E allora
abbiamo scelto questa canzone. Cercherò di trasmettere, non è facile perché Modugno era unico, cercherò di trasmettere quello che lui voleva dire con questa canzone che ha dedicato alla sua dolce metà, a sua moglie. Io ti voglio bene, come nella vita non è accaduto mai, così profondamente che ho paura di me, di questo smisurato amore che adesso provo per te. Io ti desidero, un desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare e avere te sempre davanti a me. Negli occhi miei, nei miei pensieri, in ogni istante della mia vita. Io ho bisogno di te, come la barca ha bisogno del mare per poter andare. La primavera ha bisogno del sole per poter fiorire. La farfalla di un fiore, un bimbo di una mano che l'accompagni, un cane di un padrone, del vento l'aquilone per poter volare. Ed io di te, sempre vicino a me, in ogni istante della mia vita. Ma come hai fatto a farmi innamorare così tanto? Mi guardo nello specchio e mi domando se quello lì sono io. Ma come hai fatto a far della mia vita una tua cosa, a trasformare il tempo in un'attesa di rivedere te? No, non ha senso questa mia vita, e più ci penso e più è un filo nelle tue mani. Ma come hai fatto? Non so nemmeno quando è incominciato, io so soltanto che nella mia vita non è accaduto mai. La prima volta che ti dico veramente ti voglio bene. Ogni istante della mia vita, sempre vicino a me. Ma come hai fatto a far della mia vita una tua cosa, a trasformare il tempo in un'attesa di rivedere te? La prima volta che ti dico veramente ti voglio bene. Thank you.
Pietro Galassi, per tutti voi. Grazie. Un applauso a questo grande pianista che stimo tantissimo, Attilio Ruba. Giada, andava bene la canzone? Ti è piaciuta? Dammi un bacino. Ciao. Sei Tecla! Aspetta che vengo giù. Ormai Glenn Miller, amor, amor, amore un corno. Dov'è il microfono? Glenn Miller, ragazzi. Lui fa gli addominali tutte le mattine. Sotto il letto. Un amore così grande. Un pezzo che dovunque stiamo andando sta riscuotendo un grande successo. Il maestro stava dicendo che ha freddo, anche perché lui arriva da Cuba. E sai... Abbiamo un clima simile a questo, così. Maestro, tutto bene? Eh? Possiamo spegnere anche le luci, perché Glenn Miller si illumina da solo con i suoi denti che riflettono. Allora, ascoltate, perché qui l'orchestra... Stasera dovete fare uno sforzo, anche se c'è un po' di freschino, magari... Date qualche palpata a vostra moglie, che almeno che è un po' che non gliela date, almeno così la scaldate bene. Maestro, prego. Thank you.
Scusate signori, dove state andando? Scusate. Ah, ecco. Non si alza nessuno, eh? Ah, ho chiuso perché l'orchestra voleva bere un goccino d'acqua. Allora, mentre che l'orchestra prende un attimo, si sciacquano le labbra i professori, io sono contento che è venuto a trovarmi questa sera un amico, ma un amico che ancora quando ero agli inizi, che guardavo Canale Italia, le prime volte che facevano queste trasmissioni, lui cantava già le mie canzoni e era incredibile. E io dicevo, ma come fa? Perché, cioè, canterà le mie canzoni? Allora poi ci siamo conosciuti e lui veramente ci ha creduto fin dall'inizio. Signori, un grande applauso per Renato e gli amici. Occhio, eccolo qua. Forte. Allora, io ti do il microfono, tanto tu il tuo lavoro lo sai fare. Sì, io non ho parole per ringraziarti, caro Pietro, perché hai detto le cose giuste. Io ero proprio lì e Valerio mi disse un giorno: tu devi incidere subito questa canzone, che è la canzone Ti sposerò. Ed è stata anche la mia fortuna, diciamo, quel tempo lì, no? E poi tu sei venuto giù a Canale Italia e mi hai detto due parole che mi ricordo sempre. Mia mamma mi ha detto che a Canale Italia c'è un signore con i capelli bianchi che canta molto bene la tua canzone Ti sposerò. Apriamo e questo sipario perché sta il vento. E da lì è nata questa bella amicizia con questo grande e grande artista, perché definirlo grande è ancora poco. L'universo per me è proprio la canzone adatta a questo grande personaggio che è il nostro Pietro Galassi. Grazie. Perché lui è completo in tutto, non è soltanto scrittore, cantante, musicista, è a tutto. Guarda, e di più. Ti metto alla prova, stai lì, sì. Perché adesso ti faccio vedere quando io scrivo le canzoni, stai lì, eh? Sì. Tu stai lì davanti. Rimango qui. Scusi, ruba. Ruba. Mi offra un pianoforte, qui c'è dei violini qui. Hai un grande pianista e hai dei grandi musicisti. Facciamo un pezzettino insieme, eh? Allora cominci tu. Stavo sognando di te, la donna del mio destino, sostegno del mio cammino, di quanto vali per me. E là sull'altare, davanti alla gente, davanti a Dio giurerò, fin quando è finita per tutta la vita, oggi io qui prendo te, ti sposerò, ti amerò, con il fiorir delle rose di maggio, ti sposerò e sarai mia, con il profumo dei mandorli in fior. Renato! Pietro Galassi! Madonna ragazzi, che... Ma sai cosa mi dicono? Renato, tu sei 51 anni sul palco, ma come fai ad avere ancora questa voce? Ma io ringrazio il cielo veramente, perché ragazzi, guardate che quando io ci metto la voce non ci sono problemi, Grandissimo. Veramente, grazie di cuore. Bravo. E ringrazio naturalmente Cararo Lucio. Ringrazio tutta l'organizzazione, ma soprattutto il mio sponsor Ottica Barbiero, che so che ha fatto un bel pensiero per te e per la Valentina. Eccolo là con la maglietta rossa, le grandi ottiche Barbiero di Noale. Valentino. Hai portato un paio di occhiali per me? Che non ci vedo più? Oh, c'ho 40 anni io, ragazzi. È giovane. Oggi ho comprato un affare lì all'autogrill. Volevo leggere gli ingredienti e non ce l'ho fatta. Cioè, erano piccolissimi, ho dovuto far... Vabbè. Allora, Tony Rizzo. Caro Antonio, ciao maestro. Tony, sì, mettimi un attimo qua, per favore, perché
Allora, tu lo diciamo, sì. No? Canterai con, la, con una base, sì, 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 perché giustamente ognuno ha le sue cose, però lui, mi raccomando, vuole cantare una mia canzone. Certamente, è una canzone che per me va bene a tutte le signore presenti questa sera. Oh, ho chiesto eccoli gli occhiali, qua, sono già arrivati. Qua, eccoli qua, Ottica Barbiero, la numero uno. Fammi vedere, Ottica Barbiero, Lucio. No, no, no. Va bene così. Questi sono per me. Aspetta che me li guardo un attimo. Che belli veramente. Anche Valentina, guarda. Bello. Grazie. Bellissimi. Belli. Grazie. Sembri Valentina. Un po' Fonzi, però. Ci siamo ragazzi? Sì. Aspetta, aspetta un attimo. Sì, caro. Che bella serata che avete fatto veramente per questa bella idea, perché voi sapete che anch'io per tanti anni ancora li faccio a zero lire con la mia orchestra per la Città della Speranza, ma soprattutto per i bambini disabili. Io sono sempre stato uno dei primi a fare questo e ancora lo farò. È la cosa più bella al mondo, perché la mia cantante Deborah, la sua sorella, che adesso sta bene, ha avuto quella malattia e adesso è guarita, la leucemia. La sorella della mia cantante, Deborah. Grazie di cuore veramente a tutti. Vai Renato. Grande. Sei un grande amico. Grazie anche tu. Hai tutta la mia stima e non ho parole mai per dirti grazie. No, grazie. Sei grande. Grazie anche a te, grazie. Perché, come ripeto, gli amici si vedono da queste cose qua, le cose semplici. Grazie. Bravo. Veramente, Renato. Tu sai come sono fatto io. Grazie. Grazie di cuore. Un applauso. Abbiamo anche il vice sindaco. Allora, buonasera a tutti. Buonasera. Lidia Mazzetto, vice sindaco di Noale. Io sono Giuseppe Mattiello, sono direi un po' del settore praticamente. Ho avuto il piacere di organizzare con Lucio questa sera questa magnifica serata, direi che tutto merito di Lucio, per dire la verità. Noi abbiamo messo solo la location. Mattiello, Mattiello è quello che conta i soldi, magari. No, io volevo scherzo. Solo rubarvi due minuti di tempo solo per ringraziarvi di essere venuti così numerosi questa serata, che ha uno scopo chiaramente benefico. Volevo complimentarmi per Pietro e la sua grande orchestra, perché come avrete capito tutti non è da tutti fare queste cose, e quindi è un grande piacere per noi ascoltare tutti e complimentarci con i musicisti che ci sono qui questa sera. Dopodiché volevo dare a Lucio un omaggio, diciamo così, di Chescia Pelletterie, per aver proposto questa serata, perché senza di lui non si sarebbe fatta. Un grazie a tutti quelli che hanno lavorato con me e con lui per allestire la serata, e vi aspetto alle prossime serate. Giovedì avremo un'altra serata, poi avanti sempre, e speriamo di vederci ancora. Il vice sindaco vi dirà due parole di saluto in rappresentanza del sindaco di Noale. Riporto i saluti di tutta l'amministrazione di Noale, e vorrei dire che questa sera sì, è un po' freschina, ma il calore che ha saputo trasmettere l'orchestra credo abbia scaldato i cuori di tutti i presenti e sia stata la cosa più bella. Grazie. Che abbiamo condiviso. Veramente è stata una gioia, quindi direi ancora una volta un grazie all'orchestra e grazie anche a questo pubblico così stupendo, così meraviglioso, che ha accompagnato la serata e indubbiamente ha reso meraviglioso tutto. È vero, abbiamo la rocca, abbiamo gli angoli magici di Noale che ci aiutano, ma senza il cuore della gente non ci sarebbe niente. Un omaggio floreale da parte di Lucio. Niente, posso solo dire una cosa finale, veloce. Pietro, noi lo rispettiamo, ci complimentiamo con lui, lo aspettiamo ancora sicuramente a Noale. Questo deve essere l'inizio di un qualcosa, l'ho già detto. E io terrò duro per un bel po', perché è vero, le serate da ballo è il nostro lavoro e noi
ci mancherebbe altro, è il nostro mestiere e dobbiamo continuare a fare. Però quando a volte si ha qualcosa da dire in un altro modo, queste sono le serate migliori. Io questa sera credevo non di fare questa gente qua, di farne un po' di meno, e invece ne è venuta di più. Quindi per me è già un grande passo in avanti. Credo che la gente sia contenta e lo sta dimostrando. Ti aspettiamo ancora per queste bellissime cose. Grazie a te. Grazie a lei. Grazie. Grazie. Lucio! Senza di lui... Ci sono i fiori anche per Valentina. E per me poi, vabbè... Io un po' di polenta... Dopo la sorpresa, Lucio grande. Oh, eh? Sono in dieta, sì, sì. Ma l'alimentarista ha detto che meglio la polenta del pane. A me la polenta piace, quindi. Allora, adesso è il momento di Marco Veghetti. Devo per forza farlo esibire perché è un fenomeno. Ora qui si va veramente sul repertorio internazionale, un pezzo meraviglioso, Begin de Begin. Ora ascolterete il clarinetto di Marco Veghetti insieme a questa meravigliosa orchestra. Questa me la gusto, sto qui. Siamo? Thank you.
Adesso mi preparo io, maestro. Allora, la Virgen della Macaregna. Aspetta che proviamo tutto. Si ricordi l'introduzione, maestro? Funziona, funziona. Oggi non ho avuto neanche il tempo di provarlo. Ascoltate l'orchestra e proverò a interpretare questo brano che mi piace tantissimo. Prego, maestro. Thank you.
Grazie. Però risentite, ragazzi, i tromboni, sentite che roba. Voglio sentire i tromboni, che mi fanno impazzire i tromboni. Senti che roba, solo i tromboni. Che bello! Ah, adesso c'è fresco davvero. Porca miseria. Quest'anno io ho un'estate così. È una cosa incredibile. Almeno una serata, dico. Perché estate? No, vabbè. Allora, cos'era rimasto? Allora caliamo ancora lo schermo, perché adesso Valentina c'è una cosa bellissima. Maestro Beghetti, a me scappa anche da andare in bagno, è dalle 9 che la tengo. La faccio più, non c'è il bagno lì. Oddio, volevo farla dentro la bottiglietta dell'acqua di Glenn, lui beve sempre il tè. Allora, oddio, questo è un pezzo bellissimo, eh? Abbiate ancora un po' di pazienza, perché poi facciamo il gran finale, ok? E Valentina qui deve tirar fuori un pezzo della Houston, della Whitney Houston. Signori, io non lo so presentare, perché... Purtroppo io meno di te. So solo l'italiano. Valentina.
you well, let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give me more space, all right, to make it easier. Let the children learn, remind us how we used to be. Quelle persone che cercano l'amore ma non sanno che l'amore grande è amare noi stessi. Questo dove l'hai tirato fuori? Questo è il significato della canzone. Ah, ok. No, allora io non lo volevo fare, ma lo voglio fare, perché non lo faccio spesso, ma in queste occasioni mi piace ancora farlo. Facciamo ancora questa cosa e poi facciamo un bel finalone, tanto vedo che vi siete scaldati. Perché voglio fare questa cosa? Allora, intanto si prepara Attilio Rubba. Allora, io qualche anno fa ho conosciuto la mamma, perché è venuta in una delle mie serate. Lei aveva saputo che io avevo fatto questa canzone e allora è voluta così venire. Io quando me la sono trovata davanti... è stata una cosa molto emozionante, però poi passa il tempo e ci si dimentica delle cose. Allora, visto che comunque questa sera stiamo parlando di speranza, io dico che nel 2014 notizie come queste non dovrebbero più esisterne, e invece continuiamo ogni giorno a sentire queste cose. Allora, io se faccio questa cosa è perché ho avuto il permesso dalla mamma, se no non l'avrei mai fatta. Il papà purtroppo anche lui, forse per colpa di tutto quello che è successo, anche lui è scomparso qualche mese fa. E io mi sono così, ho voluto ricordare questa creatura con una canzone che non può fare niente, però magari aiuta a ricordare e forse a riflettere. La canzone l'ho intitolata Un cuore piccolo e lui era il piccolo Tommy.
che è stato tolto da questa vita in un modo meschino da queste persone. Addirittura sono venuto a sapere che fra un paio di mesi questa persona addirittura uscirà dal carcere. Sono molto informato perché con questa ragazza, perché è una ragazza, una donna molto giovane, e ci sentiamo spesso. Allora, così stasera ci stava, perché sento un suono che mi piace e volevo fare la dedica al nostro angioletto che era il piccolo Tommy. Spera fino in fondo che non può finire sempre male, che nel cuore di ogni uomo resti sempre un poco di bontà. Poi arriva la notizia che ti lascia senza fiato, all'inferno la giustizia quell'infame pagherà. Un angelo ha spiccato il volo, un cuore piccolo è volato su nel cielo. Per tanto male non ci son parole, la folla muta sta per applaudire, ma non si può, non è uno show, non è spettacolo il dolore, no. La gente si domanda, ma si può arrivare fino a tanto? Ma nel cuore di quell'uomo c'è davvero tanta crudeltà. Poi ti dicono perdona, come fai a perdonare? Io posso solo odiare chi non merita pietà. Un angelo ha spiccato il volo, un cuore piccolo è volato su nel cielo. Per tanto male non ci son parole, la folla muta sta per applaudire, ma non si può, non è uno show, non è spettacolo il dolore, no. Un angelo. Aveva occhi grandi come il mare e tanti sogni ancora da sognare. Stringo mio figlio qui sul mio cuore, c'è ancora posto al mondo per l'amor. Stringo mio figlio qui sul mio cuore, c'è ancora posto al mondo per l'amor. A Tommy. E adesso c'è il finale che ho preparato, una puttanata di questo.
Allora adesso, man mano che venite giù, professori d'orchestra, dovete venire giù. No, poi non vi ci faccio più andare su, come l'ultima volta. Dai, sì, bravo. Allora, Paolo Firpo da Genova. Sono tutti professori di conservatorio, eh? Io, maestro, poi lei è anche giovane, ma cosa l'ha spinta a venire fino qua a Noale a fare la serata con me? Non risponda. Maestro Franco Sudati. Ma sei sudato stasera? No. Franco Sudati da Brignano, Bergamo. Eccolo qua, un altro. Pio Spirit, no, Pio Bononi da Modena. Tutti professori di conservatorio. Maestro, buonasera. Lei? Angelo Paganini. E la Madonna, che cognome che c'ha lei. Di Lodi. Poi abbiamo maestro, lei? Glenn Miller da Noale. Ah, benissimo, buonasera. Lei, scusi. Antonio Stabilini da Bergamo. Gino Avellino da Monza. Lui è simpaticissimo. Alfredo Migliavacca, quello della mazurka. Avariata. Non la mazurka variata, avariata. Da Piacenza. Fabrizio Scano da Lodi. Ora io, se vi dicessi queste facce qua, che magari non ve le ricorderete, ma le vedete su Canale 5, su Rai 1, loro suonano con le orchestre della Rai, con le orchestre della Mediaset, sono veramente professori di orchestra. E questa sera sono venuti, ve lo dico adesso, gratis. Io li avevo illusi, ma allora un attimo, perché poi scusate, ma mi sono dimenticato, scusi. Il maestro professore in ginecologia Marco Beghetti. Allora maestro, lei mi ha preparato, noi, perché vi spiego, quando io ho scritto la Gilera, l'avevo pensata da banda, volevo essere accompagnato dalla banda, poi i miei produttori non hanno voluto, hanno voluto farla da polca, da marcetta, così, però io volevo proprio inciderla con la banda. Allora ho detto, visto che non ho potuto incidere con la banda, la faccio stasera, che ho tutta una banda qua, guarda che roba. C'è anche il bombardino, fammi sentire il bombardino, scusi. Ecco, però adesso qui è un problema amplificarli, perché bisogna farla in acustico. Acustico. Ma? Allora, aspetta un attimo che devo prendere quell'affare là. Dove me la... Eccolo qua, Baghetti. No, non sei messo. Adesso c'era anche uno sgabellino lì, ecco. Perché almeno così mi siedo che si vedono loro di dietro. Bello questo finale, come mi piace. Ah, scusate, ma poi dopo, vabbè, dopo lo faccio dopo, dai. Volevo presentare anche quegli sfigati che sono al piano di sotto, là, di dietro, che sono quelli della mia orchestra. Sono molto bravi, io mi diverto, ma... Dunque... Siamo pronti? Fatemi sentire,
dolcemente. La mia gilera del 63 con mezzo litro mi portava fin da te, arrampicando sui tornanti andava su e poi volava a capofitto a ruota in giù. Sulla gilera del 63 canta il motore come batte forte il cuore, qui sulla strada che mi porta fin da te, io e la gilera del 63. E dai Fiorella saltiamo in sella, non fa paura la velocità, il vento cambia ma questa volta soffia a favore, noi voliamo già. Forza Fiorella che oggi è festa, guarda che strada c'è davanti a noi, romba il motore per me e per te, è una gilera del 63, la banda del paese. La mia gilera, se tu sei con me, sprecia nel vento come nel 63, quando un amore nato attorno ad un jukebox aveva un gusto che spiegarti non si può. Basta una strada per andare in tre, io la mia moto e tu attaccata a me, filiamo al massimo, problemi non ce n'è, è una gilera del 63. E dai Fiorella saltiamo in sella, non fa paura la velocità, il vento cambia ma questa volta soffia a favore, noi voliamo già. Forza Fiorella che oggi è festa, guarda che strada c'è davanti a noi, rompa il motore per me e per te, è una gilera del 63, la banda. Forza Fiorella che oggi è festa, guarda che strada c'è davanti a noi, rompa il motore per me e per te, è una gilera del 63, la vita è bella e ancora c'è la mia gilera del 63. Grazie! Allora signori, potete lasciare pure i leggi, però io veramente vi devo ringraziare perché credetemi, ora non sto scherzando, ma è una grande soddisfazione suonare accompagnati da musicisti come voi. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Potete ritornare su? Lasciate pure le G qua, non voglio scomodarvi troppo. Il bombardino. Vieni un attimo qua, Migliavacca. Sai che io devo... Dammi un microfono che funziona, che quello là si è scaricato, dammi questo qua, un attimo. No, mi piace perché sentite cosa può fare uno strumento così. Aspetta, pronto. Thank you.
Miglia Vacca! Che bello! Che bello! Bravi! Veramente, grande Alfredo! Ok, allora, signori, la chitarra di Tony Rizzo. Il basso arriva dal nord, infatti il suo cognome è Aiello. Da Napoli, Alfonso Aiello. Alla batteria, David Damiani. Al pianoforte, Attilio Rupa. Alla fisarmonica, Lorenzo Polidori. La grande voce, le tastiere di Matteo. Glenn Miller. Per Marco Beghetti. Signori, Valentina. Grazie, grazie mille. Ed infine per voi, con una struttura del genere, ci voleva la nostra colonna portante. Pietro Galassi! Per tenere su tutto ci vuole sempre la colonna portante. E questa è la nostra. Saluto il mio impresario, Graziano Tagliati, questa sera presente. Vieni Lucio. Un applauso lo voglio per i tre ragazzi che ci hanno seguito e ci stanno ancora seguendo per queste ultime serate di questa tournée 2014. Arrivano tutti i pomeriggi all'una circa. Stefano, Mimmo e Marco. Il nostro tecnico del suono, Massimo Scaravaggi Max. Voglio ricordare anche Enrico, il nostro grande aiutante elettricista, e poi abbiamo mio cugino, l'autista del pullman, Gianni Nardi. Ringraziamo sempre Morena. E poi la nostra dolcissima Ilenia, fantastica. Voglio ricordare questa televisione, che è una televisione molto in gamba, Teleserenissima, Serenissima, Italianissima, Italianissimevolmente, Italianissima. Un applauso, Lucio! Tanto ci vedremo poi, però io davvero devo ringraziarvi, perché questa sera abbiamo messo un mattoncino piccolo piccolo in un muro che deve ancora sviluppare tanto. Grazie alla dottoressa, se è sempre presente, è come se fosse presente. Signori, buonanotte. Questa sera ce l'avete messo voi. Ce l'avete messo voi. Grazie al comune di Noale.
Buonanotte! Buonanotte! E voglio ringraziare anche Blue Photo, il mio amico Sergio! Grande Sergio! Blue Photo!